carissimi Alejandro e Angela, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Alejandro e Angela, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevole del significato della vostra decisione. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore questi due figli già che avete? Che Dio vorrà donarvi ancora e educarvi secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Alejandro, accolgo te, Angela, come mia sposa, con la grazia di Cristo. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Angela, accolgo te, Alejandro, come mio sposo, con la grazia di Cristo. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordi della sua benedizione. L'uomo non lo so sa ciò che Dio unisce. Amen. Il Signore benedica questi anelli che vi donate scambiabilmente il segno di amore e di fedeltà. Angela, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, Dio e dello Spirito Santo. Io ho avuto solo te e non ti perderò. Alejandro, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'è gente che ama ed Angela sono cose. Si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù.